penso che bisogna creare una nuova classe dirigente e per crearla bisogna formarla. Per formarla, secondo me, occorrono queste strutture, cioè come il partito, perché io per esempio ho avuto la possibilità, come l'hanno avuta molti altri militanti, di partecipare a dei corsi di formazione fatti dal partito, dove ti spiegano cos'è un bilancio, cos'è una delibera, tutto quello che concerne l'amministrazione di un ente locale. Cioè, quindi queste sono cose che ti aiutano, ti formano, no? A prescindere poi se hai una laurea o meno, poi giustamente questo arricchisce le tue competenze personali. Però molte volte la laurea non, diciamo, no, ma dico, pure, non... No, secondo me è fondamentale. Sì, è importante, però io insomma sono tra le persone sostenitrici di questo. Però ma ritengo, molte volte in ambito politico comunque la formazione, insomma, io penso che, ripeto, il movimento giovanile serve a questo, tentare innanzitutto di mettere insieme dei ragazzi. Io ho fatto per 2 anni il coordinatore cittadino della Giovane Italia di Cefalù, poi mi sono messo a fare sono entrato nel direttivo provinciale e ho ceduto, diciamo, ho dato la possibilità ad altri di poter intraprendere questo percorso che io ho intrapreso e che mi ha formato. Quindi io ritengo che sia necessaria la formazione dei ragazzi in politica, e il partito, che io ritengo, i partiti ritengo siano uno strumento fondamentale per questo, possono dare un serio contributo, ma devono lavorare da partito, non possono lavorare da lista civica col simbolo di un partito. Non so se mi spiego, rendo l'idea, cioè deve ragionare da partito, deve lavorare da partito.